da soldato. Come? Ubriaco. Arriva a casa di Don Bartolo, bussa. E quindi ascoltiamo questa che voi conoscete. Chi mi racconta qualcosa del barbiere di Siviglia? Il prete. Come si chiama il prete? Don Basilio. Figaro. Poi questa qua è Rosina. E Don Bartolo. Il cattivo. E Rossini? Dov'è Rossini? Rossini. Ah, questo. Rossini. Chi è Rossini? Questo. Eccolo qua Rossini. Chi è Rossini? Gioacchino. Cosa c'entra col barbiere di Siviglia? Perché lui l'ha scritto il barbiere di Siviglia. Certamente. L'ha inventato in 15 giorni. Quali brani avete studiato del barbiere di Siviglia? Pianissimo. Dillo più forte, piano pianissimo. Piano pianissimo. Poi, numero 15. Figaro. Chi è Figaro? Il barbiere. Pace e gioia. Chi è che canta Pace e gioia? Pace e gioia siano voi. Del conte. Mille grazie. L'ha cantata Don Bartolo. C'è il prete dopo tutto. Non proprio Don Bartolo. Come si chiama il prete? Don Basilio. Don Basilio. Ma quando canta Pace e gioia, chi è che la canta in realtà? Come mai? Perché vuole sposare. Qual è la sua strategia? Far credendo a Don Bartolo di essere di Don Basilio. Un collega di Don Basilio, che è il maestro di musica. Che cos'è una calunnia? Una bugia. E perché viene cantata nel barbiere questa calunnia? Perché Don Basilio e Don Bartolo vogliono fare una calunnia. Contro il conte. Il canto che ti piace di più? La calunnia. E quello che ti piace meno? Adesso ci mettiamo le parole, ciao. Che sono questi. Del maestro, quello che fa andare in insieme, ok? Se voi mi state attenti, guardate bene questa mano qui o questa, quella che uso, voi andrete tutti insieme. Se vi distraete un attimo andate fuori, tutto è silenzio. Ogni volta fate nessun questo, no, nessun questo, e i nostri conti forse turbar. Tutte le lunghe che si arrivi, no? La 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 la, la 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 le, la 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 la, dobbiamo farle belle forti, belle forti, onde, bene, un po' più quando andate giù, più marcato, più forti quando vai giù, anche ancora, sì, onde, bravi, onte, la bella, canzonata, fai tutti questa nota qui, sì, però se cantate piano e intonato, cantate forte e suonato, fate forte, piano così, ho detto forte, allora io vi faccio cantare questa nota, ed è intonata quando la cantate piano, quando la cantate forte tende ad essere stonata,
Allora adesso io vi faccio fare questo esercizio. Cominciamo con questa nota, piano. Ve la faccio fare sempre più forte per sentire se rimane la stessa nota. O diventa diversa. Intonazione, o diventa diversa. Ah, è cambiata. Ah, è andata su un po'. Deve essere sempre, sempre questa. Deve cambiare. Andiamo. Forte, sei andato su con la nota. L'esercizio è questo: crescere al fortissimo la nota deve rimanere la stessa. Esatto, e cambiare solo l'intensi? La forza, no? Okay. L'ha fatto 1 e sì, bisogna farlo un po' più con più di forza. Cos'è il barbiere? Non è solo un barbiere, è un factotum. Fa di tutto. Forza! Ah! Sono quello che sa far tutto! Perché se no, se voi dite... La felicità. Anche felicità. Ah, sì? Ma soprattutto con intensità, con forza. Perché se voi dite così... Largo factotum della città... Chi è che fa largo? E invece arrivate e dite... Largo factotum della città! Largo! Tutti... Oddio! È arrivato, ok? Fate sentire questo. Uno. E sì. La più lungo è largo, non è largo ma largo, più lungo, e poi ritmicamente non è a posto, è largo fatto nella città, largo, uno, e largo fatto nella città, largo, bravi, avanti, la 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 la, non c'è male, non c'è male, avanti, uno, e anche ben vivere, no, ora qualcuno lo fa. Finché non avete capito, io rimango qui fino alle 10 di questa sera. Rimango qui fino alle 10 di questa sera. Rimango qui fino alle 10 di questa sera. Ah, che bel vivere, no! Ah, che bel vivere, che bel piacere. Rimanete sulla nota alta, ok? Ho visto molto seriamente ad ascoltare. Era così che hai fatto entrare dentro l'informazione. Complimenti per lo sguardo. Uno, e. Con me, seguitemi. Uno, e. No, lo state facendo ancora, ragazzi. Facciamo questo esercizio. E ci fermiamo qui, ok? Sì o sì? Sì. Ok, uno, e. Questo mi interessa, ok? E poi, ci sarà. E non come fate voi. Ok? Avete capito la differenza? Sì o sì? È brutto. Certo che è brutto. Concentrati, eh? Andiamo. Uno, e. Di nuovo finché non andiamo insieme col rallentando. Dovete venire con me nel rallentando. Non c'è male. Ma potete seguirmi? Non! Oh, che bellissimo! Che bellissimo! Che bellissimo! Rifacciamo! E non la forza! La forza! Riproviamo! Andiamo sulla bottega.
sento niente. Ma non correre, non correre, facciamo alternando questo quello. Allenando questo quello pesantissimo martello. Allenando questo quello pesantissimo martello. Pezzo preferito è? Gioie pazze. Chi è che canta Gioie pazze? Il signor Lordo e il conte, che si è travestito da prete. La mia pezzo preferita è Gioie pazze perché c'è il Don Bartolo che dice sempre basta, 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 basta. Maggie, questa, vediamo. Ecco, ridente in cielo, che cos'è? La serenata del conte a Rosina. Questo qui. Questo qui. A me piace questo anche perché lui canta la calunnia. Ecco. No, quello è numero 15. Vabbè, non ti vedo. Chi la canta la calunnia? Il prete. Il prete, che si chiama? Don Basilio. La mia parte preferita è... Aspetta, quando Figaro dice tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi... Ti piace quella? Sì, dice su, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, dai ragazzi, vecchi fanciulli, tutti lo vogliono. Tutti lo vogliono questo Figaro. La mia è di figaro qua, figaro là, figaro è su. È di casa, perché ti piace? Perché è tipo una recita. È come una recita, è vero, è un dialogo. A te quale piace? Ecco per vivere, che bella piacere, che bella piacere. Oddio che tenera. A me piace Pace Gioia, che è cantata dal conte, no, che è vestito da prete. A me piace Pace Gioia, che si era travestito da maestro di musica. E chi era in realtà? Era l'innamorato di Rosina. Il conte. Di? Di Almaviva. A me mi piace questo. Un tremuoto, un temporale, mi par d'esser con la testa in un'orrida fucina. Quella ti piace? Sì, e la scala del balcone. E la scala del balcone. Quanti anni hai? Sì. Ho fatto una domanda difficilissima. Quanti anni? Sette, cinque. Cinque. Quindi sei una delle più giovani coriste delle Voci Bianche Ars Nova. Che cos'è che ti piace cantare di più o ascoltare anche? Perché si viene anche per ascoltare. Mi piace tutti che battono. Chi è che batte alla porta? La forza. E infatti dopo cos'è che si canta? La forza, la forza. Tu mi hai detto cosa ti piace? Sì. Sì, ok. Bene, la forza che è la polizia, giusto? Sì. Okay. I carabinieri di una volta. Qui c'è gente che fa le ruote. Questi siamo la Stova Voci Bianche qua. Qui a cantarvi una bellissima canzone del barbiere di Sibilio. Spero tanto che vi piace. Eccetera, eccetera. Ogni anno lo facciamo, ogni stagione. Vabbè, anche ogni festa, così ci impegniamo ogni volta sempre più in avanti per fare questo coro Voci Bianche, che è della Snova, che mi chiamo Nora e ho 5 anni. Alcuni hanno molti più anni di me, come mia sorella che ne ha 10. Spero che vi piaccia questo spettacolo e ve lo godete bene.
Buona vista, signori e signori, il portiere di Siviglia.